Cosa pensa oggi la gente del mondo spirituale? Oggi si rifiuta la religione, ma nel privato si vive una spiritualità personale, scegliendo elementi, anche tratti da diverse culture, secondo i propri gusti e la propria sensibilità. L'incoerenza e la prepotenza della religione hanno portato nella storia a un rifiuto di Dio. Ma anche quando in passato l'umanità ha cercato di spegnere il pensiero di un mondo soprannaturale, dando una visione scientifica o meccanicistica del mondo, l'insoddisfazione dell'animo umano è sempre emersa. Siamo figli di Dio e percepiamo la presenza di un mondo spirituale. Inoltre, sentiamo l'incombenza della morte e della fine. Cerchiamo mezzi per andare avanti e star bene, e amiamo poter esercitare una certa potenza e manipolazione dello spirituale. Fare qualcosa per ottenere qualcosa dal mondo spirituale in cui crediamo, usando pratiche ed esercizi spirituali, o anche magia e pratiche neopagane. Il primo inganno dell'avversario in Eden è stato il suggerimento di vivere una religiosità senza Dio, una nuova fede in cui c'è una spiegazione diversa alla morte. No, non morirete affatto! Genesi 3:4. E molti oggi credono che dopo la morte gli spiriti dei defunti e degli antenati influiscano sulla nostra realtà, o che si passi ad altri livelli di esistenza, superiori o inferiori, e che questo possa essere in qualche modo determinato dalle nostre buone o cattive azioni. Purtroppo, nel corso della storia, anche la Chiesa cristiana ha abbracciato alcune idee pagane su cosa avviene dopo la morte. Questo contribuisce ad alimentare le credenze sul mondo degli spiriti. Secondo la profezia biblica, lo spiritismo colpirà l'umanità con piena forza nei tempi di fine. Sarà l'ultimo grande inganno nel gran conflitto. Come credenti, abbiamo il compito di essere forti, di tenere il punto sulla verità biblica della natura dell'uomo e della risurrezione di Gesù Cristo e della vita che vivremo con Lui, e di portarla, di diffonderla, perché ci rende liberi, perché caccia via la paura, e di riporre la nostra fiducia nell'unico potente nome di Cristo, in cui è la nostra forza per affrontare la vita quotidiana e la nostra piena e totale salvezza.